Per chiudere questo primo giro, Vittorio Di Trapani, Usigrai. Buongiorno. In attesa quindi del question time con Giulietti, io provo ad essere particolarmente rapido. Io no, il caffè dopo il question time non vale. No, allora, io provo ad essere molto rapido perché in realtà Ivano, semplicemente da parte dell'Usigrai un grazie per l'iniziativa. Un grazie per l'iniziativa perché queste sono occasioni di confronto e di riflessione che in realtà non è che sono molto frequenti. Quindi tornare a riflettere per un attimo sul senso della nostra professione, su come si svolge il quotidiano, la nostra professione resta un fatto assolutamente positivo. Poi tu hai lanciato alcuni spunti che meriterebbero ciascuno un approfondimento. Penso al tuo corretto riferimento su come oggi i media si stanno sempre di più intersecando e sovrapponendo, quindi la radio che non è più solo radio ma è anche TV, la TV che a volte fa anche radio, lo sviluppo delle nuove piattaforme. Oggettivamente questo tema c'è, ma credo che anche per come sia stato approcciato il tema di oggi dovremmo forse tornare a ricordarci più volte che ancora prima del mezzo ciò che conta è il contenuto. È vero che le varie piattaforme iniziano a intersecarsi sempre di più, lo sarà nel futuro dal 2022 quando avremo il 5G, quando probabilmente ci saranno il DVB-T2, quindi TV che ti permettono cose diverse rispetto a quelle che sono possibili oggi, ma ciò che resta comunque, che mai cambierà, è come si affronta il contenuto. E allora qui, fammelo dire un po' scherzando, visto che parliamo di giornale radio sociale, io di solito sono un po' insofferente agli aggettivi collegati alla parola informazione e giornalismo. Perché quando metti un aggettivo sembra sempre che affronti il giornalismo in maniera spezzettata. Allora c'è il giornalismo sociale, poi c'è il giornalismo antimafia, come se potesse esistere quello antisociale, non so, giornalismo di mafia. Sono degli aggettivi che a volte rischiano di creare degli equivoci. Non è un caso, e mi riferisco alla parola sociale, che il pontefice nel lanciare il tema della giornata sulle comunicazioni sociali 2018 fa una cosa molto semplice, ovviamente richiama un passo evangelico dicendo la verità vi farà liberi, e poi c'entra il tema notizie false e giornalismo di pace, ovvero richiama all'essenza della nostra professione, richiama a come svolgiamo la nostra professione e di conseguenza richiama ai valori deontologici ed essenziali del fare giornalismo. E quindi qui provo a declinare, scendendo un po' più in profondità, poi collegandomi in parte al tema dello sport. In fondo il giornalismo, non quello sociale, il giornalismo, l'informazione è andare laddove c'è un pezzo di buio, laddove difficilmente si va o dove si tende a non andare, dove la gran parte del mondo dell'informazione preferisce non andare. Allora fammi cogliere anche questa occasione, forse vale la pena anche per parlarne, per ringraziarvi, perché insieme a WISP, come Usigrai e anche grazie alla TGR, abbiamo avuto un'opportunità che apparentemente è stata ludica. Ovvero c'è stata un'occasione di una partita di calcio che abbiamo fatto all'interno del carcere di Sollicciano. Apparentemente un'occasione ludica, perché in realtà è una partita di calcio. La verità è che quella partita è stata la scusa per andare oltre il muro di quel carcere. E simbolicamente non di quel carcere, ma in assoluto il muro di tutti i carceri. Per andare a vedere che cosa sta di là, quali sono le storie, una scusa per portare una telecamera lì dentro. In questo io ringrazio la TGR perché ci ha seguiti realmente su questa iniziativa. Ed è stata oggettivamente l'occasione per scavalcare quel muro ed è stata anche l'occasione contestualmente per raccontare che lì in quel territorio toscano, ad esempio, opera un'associazione, in quel caso fu la Fondazione Bacciotti, che fa vera solidarietà, mette a disposizione case per i genitori che devono seguire bimbi che sono lungodegenti al Maier.
Perché cito questo esempio? Perché probabilmente ti richiama ciascuno nel proprio settore a ciò che è la vera essenza. Poi lo vogliamo chiamare sociale, diciamo sociale, per me resta, nel mio caso, resta l'informazione, resta il giornalismo. Ovvero andare a raccontare ciò che di norma non avresti raccontato, perché quel muro non l'avresti scavalcato. E allora tu ponevi una domanda: come avviciniamo i cittadini ai media? Ribaltiamo. Come avviciniamo i media ai cittadini? Non possiamo avere la pretesa di avvicinare i cittadini ai media, siamo noi che dobbiamo avvicinarci ai cittadini. E qui lo dico anche in riferimento, si è parlato più volte della vicenda di Ostia, si è fatto riferimento a Paolo. Io credo che se fosse stato presente Paolo non avrebbe gradito la parola di eroe, né la parola di coraggioso. Perché la verità è che se tu hai bisogno di eroi per poter raccontare Ostia come Ragusa o Modica o in generale alcune aree, vuol dire che c'è un problema dell'informazione. Perché se hai bisogno di uno che si espone, vuol dire che ci sono tanti che non si espongono. E allora probabilmente il richiamo vero è al noi. Ha un lavoro di squadra che deve essere necessario. Io non conosco la collega di Nemo presente, però è l'occasione per ringraziare ancora una volta Daniele ed Edoardo per il lavoro che hanno fatto, ma il paradosso è che noi stiamo parlando di quello perché c'è una persona, Edoardo, che ha avuto il coraggio di tenere la telecamera accesa. Perché in realtà di quelle testate purtroppo ne è piena l'Italia, di quella se ne parla perché l'abbiamo vista ed è stata la capacità e la bravura di Edoardo, ma non avremmo dovuto accendere i riflettori lì prima di quella testata, perché se arriva la testata vuol dire che tu come informazione sei arrivato un minuto dopo del necessario, perché c'è stato un vuoto anche politico, non solo nell'informazione, che è stato occupato da qualcuno. Che evidentemente non è che è presente sul territorio, ha occupato il territorio con altri valori, non quello che dovremmo fare noi. Questo fatemelo dire a margine. In quei giorni abbiamo letto numerose dichiarazioni di solidarietà nei confronti delle colleghe e dei colleghi minacciati. Magari un comunicato in meno e un contratto regolare in più avrebbe restituito già un po' di dignità a tutta la questione. Visto che stiamo parlando di colleghi e colleghi, nello specifico il caso di Nemo, che abbiamo raccontato che sono giornalisti RAI, ma purtroppo non è vero, non sono giornalisti RAI. Sono giornalisti di una società che produce per la RAI, nulla a che fare con la RAI. E questo perché molte volte le aziende editoriali decidono, non so come dirla, di esternalizzare il rischio. E quindi anziché mandare i propri dipendenti preferisco il freelance, possibilmente sottopagato, che rischia di suo e io ho esternalizzato il rischio. E lo vedremo tra pochi giorni quando poi si aprirà il processo. Io ringrazio la Federazione, Beppe, l'Ordine dei giornalisti perché hanno deciso un segno tangibile, ovvero la costituzione di parte civile al fianco di Daniele e di Edoardo. Ma lo stesso vale per Paolo Borrometi, non è che abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno di informazione. E allora qui rapidamente concludo. Di informazione che scavalchi quel muro, dicevo. E qui si collega perfettamente al tema dello sport, che appunto correttamente viene definito poi lo sport sociale. Ma cosa vuol dire questo? Una riflessione sul fatto che lo sport non può essere soltanto l'evento, il grande evento. Perché lo sport ridotto al solo grande evento diventa uno sport dominato da altri criteri che non sono più quelli originari dello sport. E allora viene dominato dal tema dei diritti, dai soggetti che vendono diritti e di conseguenza diventano proprietari dell'evento sportivo. E questo giustifica un meccanismo molto particolare, ma che per essere chiaro è una limitazione non solo nostra come giornalisti, ma una limitazione per chi segue l'evento sportivo. E mi riferisco alla cosiddetta regia unica. Oggi tutti i diritti sportivi vengono venduti con un soggetto che riprende e tutti gli altri possono solo raccontare. Quella telecamera viene governata da chi detiene il diritto.
Per essere chiari, la partita di Serie A, la partita di Coppa Italia, non è chi la racconta che decide cosa si vede, ma è il detentore del diritto che ha in mano la regia e decide cosa puoi vedere e cosa non puoi vedere. Questo non è solo una limitazione solo per noi che raccontiamo, è una limitazione anche per chi deve avere una completa informazione. E allora cos'è lo sport sociale? Girare quella telecamera, che non può essere puntata solo sul campo, ma deve essere girata tutto intorno per raccontare cosa c'è intorno al fenomeno sportivo. E di conseguenza, rispetto al muro alzato da ciò che sono interessi economici, varcare quel muro che è un muro di indifferenza, e di conseguenza ribaltare il criterio: rispetto ad utili economici, l'informazione deve produrre utili sociali. E di conseguenza girare quella telecamera e raccontare ciò che la regia unica, in alcuni casi non vale solo sullo sport, quello che la regia unica non ti vuole far vedere. E quindi avvicinarti, torno alla domanda, il media che si deve avvicinare al cittadino, andare al di là del muro per conoscere ciò che di norma non si vede, per poterlo conoscere e capire che anche ciò che appare diverso in realtà è una ricchezza, unico sistema per superare le paure. Perché se conosci superi le paure, se non conosci ti fa paura. Non è un caso che noi, insieme alla TGR, abbiamo firmato un accordo sullo sviluppo del web e abbiamo voluto all'interno di questo accordo un elemento centrale, cioè un impegno reciproco al contrasto ai linguaggi d'odio, che è un impegno di valore per dire che anche quando tu sbarchi su nuove piattaforme noi quel muro lo vogliamo superare. L'impegno ad andare a conoscere, a non limitarci alle parole tradizionali che creano distanze e paure, creano differenze, ma conoscere quella diversità. Perché è vero quello che diceva il direttore, se tu conosci, quante volte ci siamo detti che nelle regole del giornalismo, le 5 W, e a volte noi ci dimentichiamo del chi, perché raccontiamo il come, forse, ci diciamo tanti numeri, ma poi non raccontiamo il chi, cioè il soggetto, la persona, e quindi corretto l'esempio che faceva il direttore. Sappiamo quanti migranti arrivano, non conosciamo la storia di uno che arriva. E se tu non conosci la storia, non sai da cosa scappa, è ovvio che ti farà paura. Se tu conosci la storia, vai al di là del muro, in qualche caso al di là del muro rappresentato dal mare, e allora forse conoscerà quella diversità. Ma l'altra W che manca è quella del perché a volte avvengono degli eventi. Non a caso un maestro di giornalismo come Zavoli, in un'intervista recente, ha detto una cosa che mi ha colpito particolarmente. Si parlava della notte della Repubblica e gli dissero: che inchiesta farebbe oggi, dopo la notte della Repubblica? Oggi quale farebbe? Io ne farei una, ha risposto. Una grande inchiesta internazionale sui perché. Bel tema di riflessione. A volte se ti chiedi il perché, ovviamente sei costretto ad andare per conoscere e capire. Quindi individuare e raccontare il contesto, se no poi ti perdi anche la notizia in sé. Ho concluso. In un momento in cui sento molte volte la parola abolire, ormai sembra una gara chi abolisce di più. Sì. Arriviamo un attimo prima che aboliscano anche il giornalismo e la libertà di informazione, per dire che forse riusciamo ad evitarlo se alla parola abolire ci mettiamo accanto costruire o contrapponiamo il costruire. E quindi se proprio devo scegliere, preferisco abolire i muri che abbiamo anche nello sport che creano delle distanze, che abbiamo anche nell'informazione che creano delle distanze, e contrapporrei la parola costruire e magari aggiungendoci costruire ponti, che sono quelli che ci permettono di conoscere il diverso, di andare di là e superare le paure. Grazie. Grazie Vittorio, hai ricordato peraltro una giornata di fango, sudore, ma tanto orgoglio, che è quella di Sollicciano all'interno del carcere. Lì veramente chi c'era, insomma, ha ricevuto molto più di quello che ha dato. Vittorio chiamava in causa la collega di Nemo che è qui in prima fila, e Laura, buonasera. Qualche minuto per magari domande, considerazioni. Io, se Laura vuole, comincerei proprio da lei.
Okay. Sono stata chiamata in causa, quindi non posso tirarmi indietro. Chiaro che non sono né Daniele Piervincenzi né Edoardo Anzè, che sono due colleghi bravissimi della mia redazione di Nemo, e avete già citato abbondantemente voi il caso, avete visto le immagini, quindi io non ho tantissimo da aggiungere, se non il fatto che chiaramente nessuno di noi in quel momento, quando è arrivata la notizia, quando abbiamo visto il girato, si è sentito un eroe o si sente oggi un eroe semplicemente perché non ha un contratto in Rai, perché lavora a partita IVA, non ha tutele e quindi, per citare proprio Vittorio, in qualche modo siamo quelli del rischio esternalizzato. Nessuno è un eroe, non ci sentiamo questo, facciamo il nostro lavoro perché vogliamo farlo e vogliamo raccontare. Detto questo, volevo un po' riagganciarmi a quello che è stato detto prima, cioè andare oltre i numeri, raccontare le storie. Devo dire questo, cioè il mio percorso un po' è stato un percorso che forse voi, da persone più esperte di me, da direttori, avete vissuto. Cosa voglio dire? Sono partita dal TG, anzi sono partita dalla cronaca locale, sono poi passata al TG nazionale e poi a Piazza Pulita. Ho conosciuto il linguaggio dell'inchiesta, ho conosciuto il linguaggio del reportage. Con Nemo però stiamo tentando di fare in qualche modo una piccola rivoluzione, non so se ci riusciremo, che è quello dell'incontro con una persona, cioè incontrare veramente una persona, instaurarci un rapporto, diventarci quasi una sorella o un'amica, abitare non il territorio ma proprio la sua vita per 3 giorni, una settimana, un mese, forse troppo perché poi la produzione ci uccide, però quindi non lo potete fare, 3 giorni, una settimana va bene, e quindi entrare nella vita di queste persone non è facile. E lo sappiamo, lo sapete meglio di me, però stiamo cercando di farla questa piccola rivoluzione, quindi in qualche modo voi che siete dentro le reti, le testate giornalistiche, aiutateci a sostenerla questa piccola rivoluzione, questo piccolo cambiamento, anche se noi stiamo un po' fuori, un po' dentro, però aiutateci. E poi, giusto per ritornare alla questione delle minacce, delle interferenze, racconto questo aneddoto per far capire semplicemente questo. Quando ero a Piazza Pulita 2 anni fa, raccontai lo sfruttamento dei braccianti agricoli nell'Agropontino. Non era la prima volta che questo tema veniva raccontato e io non mi sono inventata niente di nuovo, semplicemente ho colto l'occasione perché lessi su una pagina di una cronaca locale che stavano organizzando il primo sciopero questi braccianti agricoli. Quindi stavano per la prima volta alzando la testa e quindi sono andata lì da cronista. Da lì è partita un po' l'indagine. Caso ha voluto che abbiamo in qualche modo scavalcato l'interesse di qualcuno, cioè degli imprenditori, e che abbiamo subito una minaccia anche lì, quella volta ripresa dall'operatore Sirio Timossi. Qual è la nota dolente di tutta questa storia? Non che io sia stata l'eroina, sia stata minacciata, ma perché sui giornali siamo finiti come la troupe di Piazza Pulita aggredita, non braccianti sikh indiani sfruttati a 2,50 euro l'ora. E questa è la cosa che però dobbiamo anche imparare tra di noi. Non siamo noi i protagonisti delle storie, sono le persone che dobbiamo raccontare. Dobbiamo imparare a fare un passo indietro, forse. E per chiudere, ad aprile dovrò presentarmi al processo come testimone, persona informata dei fatti. Ad aprile sono passati 2 anni. 2 anni. E 2 anni dopo questi braccianti non hanno ottenuto moltissimo. Vengono pagati 3,50 euro l'ora. Alcuni sono stati licenziati e alcuni caporali sono stati reinseriti in azienda. Ma che messaggio stiamo mandando? Sono passati 5 anni dalla denuncia di un bracciante agricolo e non ha avuto nemmeno la prima udienza. Ecco, forse non dovremmo spegnere i riflettori nemmeno dopo averli accesi su Ostia, aver visto la testata a Piervincenzi. Dovremmo continuare, è quello il grande dovere, ma anche il grande progetto, la grande missione, il grande obiettivo, forse il più difficile, perché c'è sempre un momento in cui si accende la luce e poi c'è sempre un momento in cui cala il buio. Grazie. Ecco, ci sono domande, considerazioni, prego, fate girare voi il microfono. Grazie, sono, certo, Giuseppe Di Leo, Radio Radicale. Qui si fa un discorso molto incentrato sul particolare, perché la Lepri ha iniziato a evocare la storia e il particolare di Jacques Le Goff, però Jacques Le Goff si è servito del particolare, perché poi del particolare per costruire poi capolavori che davano un affresco di un'età,
per esempio, lui è stato il primo a scrivere una storia del ruolo dell'intellettuale nel Medioevo. E noi come giornalisti cosa siamo? Non siamo anche, so che oggi è una cattiva parola, ma non siamo anche degli intellettuali nel senso che dobbiamo sforzarci, cara collega, di riportare dal particolare, perché la società civile già soffre di particolarismi, una visione un po' più generale, perché diciamo così, l'utente di Milano possa essere interessato ai fatti di cronaca che avvengono a Catania. E però per fare questo ci vuole una capacità di elaborazione culturale che passa attraverso due processi, la comparazione e poi la sintesi. E qui credo che la responsabilità per un giornalismo che va oltre il racconto del particolare, del particolare che fanno già i social, i singoli utenti, se il giornalista deve avere, se noi vogliamo avere ancora una funzione diversa dal singolo utente di Facebook o di Twitter, è quella di essere capaci di fare due operazioni, cioè di comparare e di fare sintesi. Ma qui la responsabilità travalica la responsabilità dell'ordine dei giornalisti, chiama in causa la responsabilità della scuola e dell'università, e in modo particolare delle scuole, delle facoltà di scienza delle comunicazioni. Seconda questione, qui ci metto meno, un minuto. Un'inchiesta che risponda a questo principio di andare oltre il particolare, di avere questa capacità di sintesi, perché noi non siamo solo informazione, abbiamo anche dare una formazione all'opinione pubblica, denuncia, oppure valorizza gli aspetti positivi o denuncia gli aspetti negativi. Però la denuncia o la valorizzazione, per essere efficace, richiede un sistema politico in cui le responsabilità e di conseguenza anche i meriti siano politiche, si intende, siano chiari. L'ascolto di Radio Radicale e dei lavori parlamentari, in modo particolare delle commissioni, ci fa capire che noi oggi, il giornalismo, oggi soprattutto politico, ma tutto è politica, diceva Paolo VI, no? Visto che è stato evocato il pontefice, è un giornalismo che si innesta in un sistema politico in cui non si capisce, per esempio a Roma, perché se c'è la spazzatura che tracima dai cassonetti, la responsabilità sia di sindaco attuale, del sindaco che lo ha preceduto, di Giulio Carlo Argan o di Nerone. E allora in tutta questa opacità, persino un giornalismo fatto bene con i crismi, che ho detto prima, di una visione che parte dal particolare per dare una visione generale, finisce per essere, non dico fuffa, ma sicuramente inefficace. Qui l'ordine dei giornalisti dovrebbe assumere come battaglia culturale per la tutela dello Stato di diritto un richiamo perché la classe politica, il Parlamento in primis, si assuma il compito di fare, di creare, trasformare un sistema politico in cui le responsabilità non si perdano nel marasma della opacità e dell'irresponsabilità o della responsabilità di chiunque, ma si individuino responsabilità politiche oltre che quelle civili e eventualmente penali. Altrimenti rischiamo di passare in un piano inferiore persino al blogger di terza categoria. Buongiorno a tutti, Francesco Certo, RDS. Volevo sapere una cosa, si parlava prima per esempio del calcio, no? Del racconto, della differenza tra chi lo inquadra e chi lo racconta, eccetera. Ma proprio con riferimento alla RAI, come si può conciliare questa necessità, visto che la RAI appunto ha un ruolo pubblico, con la presenza sul mercato che ha messo in minoranza la RAI e tutti magari ci aspetteremo dalla RAI un racconto veritiero, no? E rispondente al vero rispetto magari a delle emittenti private. E poi l'altra considerazione sulla TGR, che ha un ruolo sicuramente importante, 24 redazioni diceva lei eccetera prima, ma una domanda banale, ma perché la TGR ha così poche edizioni locali? Cioè al giorno io sento due radiofoniche e due televisive. Nel nostro piccolo a Radio Dimensione Suono facciamo 20 edizioni giornaliere su Roma ma anche su altre città. Com'è possibile che la RAI questa esigenza non l'avverta?
Fidando l'irritazione di Beppe. Allora, sullo sport, questo è un tema che ci appassiona particolarmente, poi basta vedere l'attualità, quello che è avvenuto anche sui mondiali. Allora, è oggettivo che tu oggi sei in competizione in un mercato che è un mercato dei diritti. Ora, io ho la mia opinione, io credo che ormai quello dei diritti sia una bolla. Prima o poi esploderà, però intanto ti devi confrontare con quei diritti e con il fatto che alcuni eventi ti portino a diritti premium dove solo alcuni colossi possono andare a competere. E devo dire che non è l'esperienza solo italiana, questa è l'esperienza di tutta Europa. Ormai difficilmente trovi un servizio pubblico che abbia un grande evento in esclusiva. Di solito al massimo lo fa in alleanza con qualche altro soggetto privato, come facciamo noi ad esempio per quel che riguarda le Olimpiadi invernali, lo fai con Discovery. Discovery ne fa alcune e noi trasmetteremo una parte. Lo abbiamo fatto con la Formula 1, Sky ha i diritti e noi mostriamo una parte. Bene, però di fronte al problema il nodo è la soluzione che trovi, perché se tu pensi di ribaltare l'idea o snaturare il mercato che ormai ti ha portato lì, hai perso. Il problema è riconquistare un'idea dello sport e il servizio pubblico deve avere un'idea dello sport. Io in questo la penso esattamente come ha detto Carlo. Allora, se tu non puoi raccontare quegli eventi, che pure sono importanti, penso alla Coppa Italia, agli ascolti che fa quando va in onda sulle generaliste, quindi sicuramente sono eventi che fanno ascolti, ma se non puoi raccontare gli eventi, allora ancora di più hai l'opportunità per riprenderti la tua vera missione, che è raccontare il senso dello sport, il fenomeno sociale, politico ed economico che è lo sport. Non è una crisi, è un'opportunità. Certo, per poterlo cogliere servono dirigenti che la sappiano cogliere e che di conseguenza non si limitino a dire pazienza, non ho i mondiali, ma qual è l'alternativa al racconto dei mondiali? Qual è l'alternativa al racconto delle Olimpiadi o della Serie A? Tutto quel mondo che abbiamo detto prima esiste e non viene raccontato. Abbiamo un canale tematico a disposizione nel palinsesto, ci vedo poco di questo racconto, di quello che viene chiamato sport sociale. Allora probabilmente il tema è riprendersi la missione vera dello sport, del racconto vero. Alcuni esperimenti sono stati fatti, Carlo ne ha citati alcuni, ancora oggi qualcun altro se n'è visto, credo che la risposta sia lì, tornare a raccontare storie. Poi sugli eventi laddove è possibile bisogna lottare e provare ad avere diritti, ma quell'altro pezzo manca e se me lo permetti, oggi sono abbonati, la pay per view oggi appartiene a circa 6 milioni e mezzo di italiani, a spanne, ok? Abbonati, diciamo coloro che pagano il canone invece sono 21 milioni di famiglie, questi sono i numeri. I 6 milioni entrano nei 21 perché se vedi Sky e Mediaset deve avere la TV, quindi. Da questi numeri si rileva che forse un terzo vede lo sport. Solo un terzo di quelli che hanno la TV vede lo sport. È o no una domanda che lo sport non può essere per pochi? E lo sport non può essere per i pochi che si possono permettere una pay per view? Nella mia idea di sport, nella mia idea di servizio pubblico, lo sport deve essere per quelli che non si possono permettere quella pay per view. So che per il momento abbiamo cancellato dalla visione complessiva di una platea che è la stragrande maggioranza grandissimi sport, e quando cancelli sport vuol dire cancellare trasmissione di valori, vuol dire cancellare la trasmissione di quello che è il senso dello sport. Ecco l'esempio di Sollicciano, che vuol dire l'idea di comunità, che è l'idea di valori che si trasmettono e che è l'idea dei valori dell'inclusione. Cancellare lo sport vuol dire questo. Perdo i diritti, racconto ancora più sport e forse così mi riprendo la mia missione. Questa è la mia idea, servirebbe un direttore di Rai Sport e facesse questo. Molto velocemente. E allora, gli appuntamenti quotidiani della informazione locale sul servizio pubblico in televisione sono i tre telegiornali principali, quello delle 14, 19 e 35, più quello della notte. E in più però da alcuni anni c'è un appuntamento quotidiano
che vuol dire, ci sta dando grandi soddisfazioni anche in termini di ascolto, costituito da due missioni, una di carattere nazionale, cioè il Buongiorno Italia, dalle 7 alle 7.30 e dalle 7.30 alle 8 il Buongiorno Regione, invece missione regionale. A questo si affiancano i giornali radio, con alcune edizioni fisse, sono tre edizioni in tutte le redazioni, nelle regioni a statuto speciale in virtù delle convenzioni invece aumentano, ma a questo si affianca una presenza costante, non solo attraverso dei, quelli che noi chiamiamo i fuorispazio in occasione di eventi, emergenze, calamità e quant'altro, ma una stretta sinergia che nel corso degli anni si è sviluppata e che si è soprattutto consolidata con la direzione di Antonio Di Bella con Rai News. Per cui se voi vedete la presenza di informazione locale sul canale All News è una presenza costante, cioè adesso non ho percentuali, ma la gran parte del lavoro di Rai News è realizzata dai colleghi della TGN. In più abbiamo un altro appuntamento, che è diciamo settoriale ma sempre con una declinazione locale. Uno è Leonardo, il TG della scienza e dell'ambiente, ogni giorno è un TG che ha, come dire, come missione questa di raccontare i fatti, i grandi fatti della scienza con questa, come dire, caratura poi a livello locale, e Piazza Affari, che è una trasmissione che riesce a raggiungere quotidianamente circa 1 milione di telespettatori. Però che posso dire, io da direttore auspicherei, se mi danno più spazio e le risorse adeguate, e il sindacato è d'accordo, non posso che auspicare. Più edizioni per tutti. Poi accanto a questo abbiamo ovviamente il contributo, diciamo, anche diciamo, notevole rispetto a Rai Sport, e poi le rubriche, le nostre rubriche di carattere anche internazionale, da Mediterraneo al settimanale, a Regione Europa, Bell'Italia, insomma, queste che occupano soprattutto il sabato e la domenica. Grazie. Tra l'altro, guardate, se posso permettermi di fare questo indecoroso spot, dopo di noi parlerà una persona che davvero merita di essere ascoltata con grande attenzione, che è Padre Lamanna, che è stato il direttore del Centro Stalli, che adesso dirige il Massimo e che ha una grandissima capacità di analisi e di profondità. Se io dovessi dire qual è il vero problema, ma no del giornalismo, posso? Diciamo, io sono un po' paradossale per chi non mi conosce, ma il problema che ci circonda è il problema della democrazia, non è il problema del giornalismo. La crisi della democrazia, l'assenza di profondità e di pensiero critico, la riduzione anche della campagna elettorale a bufale contrapposte, che non è un problema italiano, è un mondo che esprime Trump alla presidenza degli Stati Uniti. E questa è la dimensione del problema che abbiamo davanti, che non risolvo con l'appello al singolo cronista, se non comprendo che lo schema di ragionamento che ci circonda in questo momento è molto diverso da quello che ho vissuto io. Io, a differenza di loro che sono più giovani, ho vissuto una stagione in cui c'era lo Stato, la democrazia, la Costituzione, che erano parole forti, che non potevi dileggiare perché erano qualcosa di profondo, come la Costituzione. La cancellazione e riduzione di questi valori fondanti e fondamentali determina la crisi delle professioni dentro di sé. Poi c'è una crisi specifica, hai ragione, l'hai detto bene, del giornalismo, ma è dentro questo contesto. E questo contesto non è risolvibile da tutti noi messi assieme. Possiamo risolverlo come cittadini, ed esercitando il libero arbitrio quotidiano e il nostro mestiere con serietà, ma sapendo che stai dentro questa crisi. E che se pensi di risolverla con l'appello al singolo cronista, non ne esci, perché l'oscuramento del caporalato, Laura, hai ragione, ma non deriva semplicemente dalla cattiva volontà del singolo cronista. E deriva dal fatto che stai parlando di problemi che sono rimossi dal dibattito quotidiano. Perché quando spelacchio diventa l'essenza e la povertà è cancellata e non è un problema soggettivo puramente, vuol dire che a forza di dire che il secolo non è ideologico, stai vivendo nel secolo più ideologico. Non so se è chiaro. Diffidate sempre di chi vi dice che no, ma non siate ideologici. In realtà vuole rappresentare se stesso come l'unico punto di vista. E la tua funzione come giornalista è il disvelamento dell'inganno che parte dal più piccolo territorio alla più grande delle questioni. Non ci sono grandi e piccoli giornalisti, ma giornalisti critici e giornalisti che hanno rinunciato alla capacità critica. Capacità critica è tentare di andare oltre l'oscurità.
E perché ho detto di ascoltare con attenzione padre Lamanna? Perché una delle riflessioni più interessanti, se io dovessi consigliare due libri da leggere ai giornalisti, so che vi darei una grandissima delusione, guardate. Una è una rilettura del dibattito sull'articolo 21 della Costituzione, totalmente dimenticato, cancellato, che Calamandrei definisce l'architrave del sistema democratico, non uno degli articoli, l'architrave, cioè il recupero dopo il regime delle camicie nere e delle oscurità, peraltro che oggi piacciono a molti, pensando che i fascisti di oggi siano diversi da quelli di ieri. Banalità. Quando odi le differenze, odi la libertà di informazione. La libertà di informazione si fonda sulla esaltazione delle differenze, di preghiera, di religione, di sesso, di specie, di scelta. È l'esatto contrario, non può esistere libera circolazione dell'opinione se non c'è libera circolazione delle differenze, dal territorio più piccolo al territorio più grande. Poi puoi non aderire alle differenze, ma non puoi cancellarle, perché la cancellazione porta al pensiero unico nelle sue diverse forme, che è ripetizione banale dello stesso slogan, dello stesso canto e dello stesso suono, che quindi è negazione della libertà di informazione perché è negazione dei principi costituzionali. Ma l'altro testo, credetemi, lo dico a ognuno di noi in questa sala, crede o non crede, ma l'altro testo è esattamente l'ultima enciclica. Perché nell'ultima enciclica del Pontefice, lo dico, ripeto, anche a chi è lontanissimo dalle sue posizioni, che cosa indica? Il tema della profondità indica. Ti dice, guarda che se non vai alla radice, e la radice è il meccanismo di sviluppo che è morto, e non vai alla radice di quel tema e non tenti di andare in profondità, tu non puoi neanche rappresentare, non so se l'ho detto bene, c'è una differenza di fondo tra radicalità e radicalismo. La radicalità è la capacità, bravissimo, Le Goff univa il particolare, un grande storico francese, ma anche Gramsci. Gramsci insegnava a non banalizzare, insegnava che dovevi leggere anche i giornali, come dire, i cosiddetti giornali di svago degli anni venti, perché leggendo quel tipo di giornale popolare, il bolero dell'epoca, diciamo, tentavi di capire i consumi, i comportamenti, che cosa accadeva nelle profondità, nelle viscere della tua comunità. Edwards, con schema di ragionamento, con lei ovviamente non mi permetterei mai davanti a padre Lamanna, ma nello schema di ragionamento del Pontefice c'è questo elemento: cerca di andare in profondità, diffidate sempre di chi aggiunge una quantità estrema di aggettivi, diffidate sempre di chi di fronte alle questioni essenziali sposta l'attenzione mediatica e politica sul margine del problema. Certo, è molto meglio discutere dei sacchetti biodegradabili che non fare una grande inchiesta nel caporalato in alcune zone d'Italia, che non svelare, come hanno fatto ieri sera molto bene Roberto Saviano, i meccanismi che portano alla morte di Daphne Caruana Galizia. È molto più rischioso risalire a un paradiso fiscale, riprendere come si determina il meccanismo della corruzione, come tipo di connivenza si determina e come questo espropria le libertà individuali e collettive. Non so se sono chiaro. Certo che viene colpita, ma viene colpita perché ha leso degli interessi. E io voglio tentare di capire questo, è la superficialità il nemico. Detto ciò, siccome non voglio fare una predica, però bisogna tornare ai principi. Io ormai mi sono sempre più convinto che bisogna tornare ai principi, che il problema non è semplicemente predicare la modernità, il problema è tornare a ragionare su colui che gestisce la notizia. Vediamo se lo dico bene, abbiamo citato il Pontefice. A me ha sempre colpito un racconto che qualcuno attribuisce a Brecht, ma non so, è incerta l'origine, ma quando parla, poi è stata trasformata anche in una canzone negli anni 60-70, il tema del carrista, quando lui dice stai attento amico mio, stai attento generale, perché tu puoi dare degli ordini, però c'è un problema, che se il carrista decide un giorno di non sparare, di rigirare, di non premere l'interruttore, tu sei fregato. Noi continuiamo a ragionare sempre sui generali. Penso che il problema sia tornare a investire su colui che invece può scegliere o non scegliere di accendere un interruttore, di dare una notizia o di darla, di salvare uno in mare o di abbandonarlo, di dargli una botta sulla capoccia o di dire prima ti salvo, poi discutiamo del problema dell'immigrazione, del problema del contenimento. Non so se sono chiaro. E c'è un problema di responsabilità individuale. Allora vedete, rispondo alle domande che mi hai fatto, Ivano, molto semplicemente faccio una proposta. Ma mi avete spostato di tiro, perché questo è il tema interessante, il tema dove almeno secondo me devi tentare di ragionare su come puoi compartecipare a un percorso che può essere di imbarbarimento ulteriore
o invece, come dire, di un utilizzo della parola non come pietra ma della parola come strumento critico e di conoscenza. Qui sì, si gioca molto da, come dire, quello che ciascuno di noi decide, non, insisto, ciascuno di noi. Poi puoi lavorare nell'ultimo quotidiano dell'ultimo paese, puoi andare in una piccolissima radio, puoi avere il tuo blog, ma non sei esentato da una riflessione sul prima, su come usi la parola. Vedi, io ho dei simpaticissimi amici, che sono sicuramente, si ritengono molto più democratici di me, sicuramente lo sono, che ogni qualvolta vedono la notizia di cronaca nera, l'amplificano. E quando gli dici, guarda, tu lo sai che il rapporto della nostra città dice che si sono ridotti i casi di cronaca nera? Lui mi risponde, beh, cosa me ne frega a me? Questo piace. Dico, tu lo sai che in questo modo noi stiamo amplificando al tavolino la percezione della criminalità perché neghiamo i numeri? Noi facciamo spettacolo, ma facendo spettacolo noi esaltiamo l'ideologia della sicurezza rispetto a quella della solidarietà. Noi facciamo credere che in questo momento il paese ha bisogno del pugno di ferro, quando invece il problema del paese è l'inclusione sociale, che sono due cose diverse. Allora vedi, se io parlo del caporalato e faccio vedere gli sfruttati, io induco a porre al centro la questione sociale. Se io invece accendo il riflettore soltanto sul tema opposto della criminalità e la amplifico, io faccio credere che il problema sia quello della securitate, non so se è chiaro. E qui c'è una mia responsabilità. C'è una mia responsabilità, questa è una scelta mia, stabilire perché do e perché non do. Io non so quale sia la soluzione, so che devo tornare a ragionare, a interrogarmi e non dire io non c'entro, la colpa è del padrone, la colpa è di Soros, la colpa della maga nocciola, di maga magò, no, no, perché ci sono io e non mi posso chiamare fuori da ciò. Noi il 23 faremo una cosa, io vi invito tutti, diciamo. Il 23 ti do la notizia, non solo abbiamo deciso contrariamente al passato, che i giornalisti però che fanno correttamente il loro mestiere e rischiano, non possono neanche essere lasciati da soli. Noi 23 ci costituiremo parte civile in tribunale nel processo a carico degli Spada per l'aggressione a Pier Vincenzi Anselmo, come ci siamo costituiti per Paolo Borrometti. Ma perché? E per una ragione semplice, che nel passato molto spesso sono stati lasciati da soli. Ma non capire che la testata di Ostia, che non è più grave, come l'ha detto bene Daniele, non è più grave di altre testate, ma che quella testata non era contro Pier Vincenzi, non era contro Nema, non era contro Anselmo, era contro la luce verso l'oscurità. Dovevo fermare colui che voleva venire nella mia realtà a svelare il malaffare, mi poneva le domande. Quella testata era contro il diritto ad essere informati. Era un'aggressione sul diritto ad essere informati, non alla corporazione dei giornalisti. Io non credo alle corporazioni, credo a giornalisti che si alleano con una comunità per illuminare le questioni vitali della comunità. E creando comunità riescono a essere più forti. Noi saremo a Piazzale Clodio, chi vuole venire il 23 sarà ben accolto, perché credo che sia giusto essere lì e dire perché stiamo lì. Si chiama scorta mediatica. La scorta mediatica però non riguarda solo il giornalista colpito, riguarda i temi cancellati, ecco perché guardo padre alla mano. Vedete, la scorta mediatica non è uno slogan, significa, vediamo se riesco a dirlo bene, in realtà è una frase non mia, è Claudio Fava che ripercorre la storia di suo papà Pippo Fava e dice, guardate che alcuni di quelli che sono stati ammazzati, mio papà, ma anche Giancarlo Siani, ma anche Peppino Impastato e chissà quanti ne dimentico, ma non voglio fare l'elenco, dice, sono stati colpiti perché il problema non è organizzare una manifestazione di solidarietà, il problema è quando un cronista è a rischio perché ha svelato un covo, perché fa un'inchiesta sui paradisi fiscali, perché fa un'inchiesta sulla mafia, su quello che volete voi. Il problema è mettersi sulle spalle le loro inchieste. Tu sei a rischio quando vai da solo a Ragusa, sei a rischio quando vai da solo sulla discarica, sei ancora più a rischio se sei un cronista precario senza un grande giornale, che non ha una collocazione professionale, che rischia delle querele bavaglio e che a quel punto hai il diritto di avere paura, perché è a rischio la tua vita professionale, non solo professionale. Scorta mediatica significa che può farlo ciascuno di voi nel suo blog, nella sua rete, nella sua realtà WISP territoriale, in queste straordinarie comunità e mondi vitali che esistono, e dire, guarda, noi riandiamo sul posto, riprendiamo l'inchiesta di Borrometti, andiamo oltre l'inchiesta di Borrometti, illuminiamo la palestra di Spada, ci vado anche il giorno dopo, io però ti aggiungo una cosa in più, Laura, ci vado non solo per parlare del cronista colpito, o del giornalista minacciato, e mi riferisco qui alle tante comunità dell'UISP, dell'ARCI, ai tanti mondi vitali che animano il nostro paese,
magari ci vado anche per parlare di chi ogni giorno a Ostia, come a Foggia, come a Rovigo, conduce delle battaglie quotidiane. Perché l'altro grande tema che dovremmo porci è perché illuminiamo alcune realtà e perché spegniamo in alcune realtà. Perché non è vero che a Ostia c'è solo quel tipo di realtà mafiosa, c'è il presidio Giancarlo Siani di cui dovevamo parlare forse prima, ci sono le cooperative di Libera, ci sono luoghi di resistenza sociale, che forse il pensiero unico ideologico ci ha portato a non ritenere mondi vitali esistenti. Se io quei mondi vitali non li rappresento, c'è il rischio che il mondo dell'eversione o il mondo del pestaggio o il mondo dell'aggressione alle differenze risulti essere il mondo unico esistente. E poi ci stupiamo quando andiamo, che ne so, a Contromafia e troviamo 20.000 giovani che discutono di mafia. Ma perché? Non lo sapevamo, quindi sono molti giovani che fanno anche questo tipo di lavoro. E allora questa è la proposta che consegno al convegno, che consegno a Morgante. Mi domando, la TGR ha fatto delle cose meravigliose, ha fatto anche una settimana sul volontariato. Io la metto come proposta sul tavolo perché a me piace lavorare, vedo il presidente dell'UISP, non mi rivolgo solo ai giornalisti, rivolgo alla federazione, all'ordine, all'Usigrai, al lavoro straordinario che Maiorella fa col giornale Radio Sociale, insieme con molti di voi. Io credo che sia arrivato il momento di chiedere che il contratto di servizio, che in questo caso posso parlare della RAI perché non lo posso chiedere, non posso obbligare un privato a una convenzione che non ha, quindi tu hai ragione. Ma vale per il servizio pubblico. Io credo che il contratto di servizio vada fatto vivere. Il contratto di servizio che lega lo Stato alla RAI contiene affermazioni non dimostrate. Per esempio esiste un osservatorio, immagino che nessuno lo saprà, che dovrebbe ogni 6 mesi darci la rappresentazione che il servizio pubblico dà del Paese. I soggetti sociali che parlano e non parlano, i temi rappresentati o non rappresentati. Vogliamo chiedere che sia reso pubblico semestralmente, che si possa discutere con la nostra gente di come viene fatta la rappresentazione del Paese, di chi sono non i politici che parlano, ma i mondi che non possono comunicare. Si può ipotizzare, direttore, tu l'hai fatto in modo straordinario con il volontariato, una settimana o addirittura un appuntamento fisso della TGR, vediamo se riesco a dirlo bene, conosco la vostra sensibilità, ma che si cominci proprio ad avere uno spazio su un mondo vastissimo che c'è, si chiamavano un tempo mondi vitali, ognuno li chiami come vuole, con la sua tradizione e il suo linguaggio. Esistono anche nel mondo dell'UISP, ma anche in molte realtà editoriali, straordinarie cooperative. Esistono donne e uomini che gratuitamente organizzano il volontariato, organizzano campagne sociali nel mondo dello sport, legano un testo a un contesto di lavoro. Spesso non hanno accesso, sono considerati mondi antichi, mondi dimenticati. La loro produzione non arriva a essere conosciuta. Io penso che una settimana della TGR o un appuntamento fisso in cui questo mondo del volontariato e della gratuità che esiste, questo mondo che opera ogni giorno e non ha... Cardinal Martini parlava della cancellazione della voce ai mondi di chi non ha potere. Il linguaggio marxista si dice in un altro modo, ma il concetto è lo stesso. Quando tu cancelli la lingua, tu esalti la disperazione, li consegni al silenzio, li consegni poi alle forme più disperate per poter esistere. Li consegni al primo avventuriero che passa. Si può chiamare Giulietti, ma sempre un avventuriero resta. A chi dice affidati a me, perché io rappresenterò le tue speranze distruggendo la mediazione e ogni forma di organizzazione. È un imbroglio atroce che la storia ha già conosciuto e che molti giornalisti hanno alimentato, non so se consapevolmente o inconsapevolmente, ma è uno degli imbrogli peggiori. È la cancellazione delle organizzazioni collettive. Si può ipotizzare un appuntamento di questa natura? Si può ipotizzare che esista quasi, come dire, un servizio pubblico che debba, come compito istituzionale, oggi viene già fatto, ma assumere questo dato? Morgante ha proposto delle straordinarie campagne, io credo che questo terreno debba essere assolutamente ripreso e lo do come terreno di lavoro. Noi ci vedremo, chi avrà voglia di farlo, con Contromafia, con Don Ciotti, il 2, il 3 e il 4 febbraio qui a Roma, saranno 3 giorni di appuntamento. E Libera ha accolto questo invito di dire il giorno 3 dedichiamolo alle carte deontologiche. Termino su questo perché la penso come voi. Ogni tanto sento dire da qualche amico, Beppe, che sarei io, ma quando dici le tue stupidaggini contro il linguaggio della violenza, contro la diffamazione, il rispetto delle differenze, attenzione,
perché le carte possono essere la premessa della censura. Ecco, io su questo vorrei concludere. Cerchiamo di non dire bestialità. L'articolo 21 della Costituzione non tutela il diritto alla diffamazione, non tutela il diritto all'oltraggio. Chi, quando qualcuno di noi vede sul proprio sito irripetibili parole, in particolare in genere verso le donne, si esercita il peggio di questo paese, quando tu leggi bruciare gli ebrei, quando leggi bruciare gli omosessuali, quando leggi, quando leggi questo tipo di comunicazione, vorrei che fossimo chiari, non ha niente a che vedere con la Costituzione, non ha niente a che vedere con l'articolo 21 della Costituzione, non ha niente a che vedere con la libertà di informazione. Il diritto allo squadrismo non è previsto dalla Costituzione, il pestaggio mediatico delle persone non è previsto dalla Costituzione. C'è un sottile confine tra il massimo della libertà ma la tutela della dignità delle persone. Io, se devo imputare qualcosa a me stesso, chiederei a me stesso, non a voi, di essere ancora più duro e radicale contro ogni censura, contro ogni forma di omissione, contro ogni interferenza governativa, ma avere altrettanta durezza contro alcuni, come dire, come li volete chiamare, contro forme di violenza inaudita che si esercitano verso le persone o verso la cancellazione dei mondi vitali. Su questo chiederei a me stesso, non a voi, più coraggio e, se si può dire, molta più radicalità nel contrastare lo squadrismo, perché lo squadrismo prima o poi inquinerà anche te. Vorrei evitare di vederlo.